Buongiorno, mi scusi, senta, scusi, cosa ne pensa delle tasse? I tasse? Sì. I tasse o i tasse? No, le tasse, cosa ne pensa delle tasse? Ah, ma prima mi arrivavo a 6.000 euro. Sì. Non ne pagavo e diventavo 12.000. Sì. Poi 20.000 e poi diventavo 24.000 euro. E quindi che fa? Li paga, giusto? No, li si minchia tutti questi piccioli, vale. E abbiamo subito all'impasse. Ah, sì. Si sente qua, si... Prima è arrivato 6, poi 12 e poi 24. C'è se... Ma io tutti questi soldi vado, dice sì, qua è scritto, ci se facciamo 12.000 euro l'uno e vediamo quello che si può fare. Dice, ma lei le deve dare, per parola voi me ne date 12.000, 12.000 vi devo dare e fa 24.000. Okay. Poi quando prendo la pensione a 70 anni, 80 anni, quando sarà? Se la prendi. Vi tenete 50 euro al mese. E che te ne ho detto? Dice, non si può fare. E quindi che fa? Non paghi o paghi? No, ci sono le... Ma tu vuoi pagare? No, le buttate lì davanti l'impas! Ci se non mi mandate più queste cose! Ah, quindi diciamo tu non mi pagare! No, ce l'ho buttate lì davanti! La volontà ce l'hai di pagare, solo che non mi pagare! Sì, io faccio quelle per mangiare, 5 melanzane un euro, oppure per esempio una mozzarella alle 10, un pantalone 2 euro a questo signore che è cliente mio, okay. E mi compro per esempio... una mozzarella, io l'ho comprato 10 euro di carne a San Giuseppe Iata, carne speciale però, macellata, ce l'ho, però oramai c'è l'intervista, lei mi viene a dire ce l'ho, ci scambiamo a questa, se no, prima buone sono, vedi, buone, vedi, io mi porto i soldi e ce lo devo scambiare agli altri. Io ancora non mi ha scanciato niente, già mi fanno tutti i piccioli cattivi, lei c'è 5, dai, tutti cattivi in tarissa. Quindi in sostanza quell'appello ci facciamo allo Stato, lo dobbiamo pagare o non dobbiamo pagare questo? No! Non si pagano queste cose, se no non può mangiare più! Non ti dare niente! Quindi no, no allora! Arriva pure a Rai! Maria! Io mi vedo canale 5, tale 1, ma arriva a Rai il 345, ma sono pazzo, l'ho preso e l'ho strappato, perché se la paghi la prima volta, la pagano sempre, non la pagano mai, mai, perché se c'è la prima volta i soldi, dici, allora c'hai i soldi, se tu non ce la paghi sempre, loro ciupano la cattenuta. Quindi tu che consiglio stai dando agli italiani? Non pagare niente, 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 benissimo, benissimo. Tu quello che mangi, quel che mangi, e... Qualche cosa ci compri un giocattolo a bambino, fa sbagliare a tua moglie, ti ha portato un mondello, ti ha affitto una cabina. Ma di pagare niente, non ti preoccupare. No, se non manco ti puoi affittare una cabina, una cosa per il mare per giocare i bambini. Allora, non pagare mai. Il messaggio è stato chiaro, dallo Zen è tutto. Mai pagare le tasse, la luce andare. Però sì, ah, se no te la tagliano. Luce. Ah. La luce, l'acqua, il telefono, quindi questo luce, acqua, sì. E tele. Ma le tasse... No! Quelle si fanno male! Argomento diciamo che non dobbiamo come da toccare. No, io ci ho venduto un pantalone 2 euro, che ti vanno 24.000 euro? A venire 12.000 pari pantalone! Non si può fare! Ma quando vieni 12.000 pari pantalone? Ci vuole un fuicone grande! E hai un fuiconcino! Ho capito! Ha detto, penso di essere stato chiaro, grazie di tutto! Una buona giornata, ma lo zenne a tutti gli amici! Una buona giornata, ciao!